Marco Urbisce al microfono e ora ci prendiamo qualche minuto di pausa dalla meravigliosa musica che ci offre come sempre Radio Vegit per andare a intervistare un personaggio dalla personalità direi decisamente poliedrica, nel senso che oltre alla scelta vegana è andato oltre per proporre una scelta fruttariana sia a livello etico che di salute, con incursioni anche nel campo della gastronomia, della ristorazione, dell'editoria e della politica. Naturalmente oggi non avremo tempo di affrontare tutti questi argomenti e quindi ci dovremo purtroppo limitare ad alcune domande. Prima però, come mi è venuto in mente di intervistare questo personaggio? Bene, io l'ho conosciuto in più di un'occasione in raduni fruttariani e l'altra sera mi trovavo in una pizzeria vegana che ho scoperto su internet e quando ho visto nel menù che c'erano tutte queste meravigliose pizze vegane con vari impasti, nonché la pizza fruttariana, ho chiesto alla persona che gestiva il locale, dico, ma non è che per caso conosci un certo Max Gaetano? E lei mi ha detto, certo che lo conosco, è stato proprio lui che è venuto qua e ci ha suggerito appunto di questa scelta anche nei menù, che direi che è una scelta azzeccatissima, e voglio fare pubblicità a questa pizzeria perché se lo merita, è la pizzeria Il Papiro, che è in via Fratelli Bressan vicino a Viale Monza a Milano. Detto ciò, Max Gaetano, ciao! Ciao ragazzi. Ciao. Senti, allora, la prima domanda di rito che facciamo a tutti, giusto perché tu ti possa far conoscere, come, quando e perché sei diventato dapprima vegano e poi cosa ti ha spinto anche a affinare maggiormente la tua scelta etica e alimentare e proporre una dieta fruttariana? Beh, nel 2007 tentai di più volte diventare togliere la carne finché non vidi video dei macelli e allora lì riuscì a togliere la carne. Poi nel 2000 piano piano sono diventato vegano, fino al 2011 100% vegano, dopodiché cominciavo a sentire in internet che l'uomo era fruttariano. Piano piano sono arrivato agli allievi di Delia, e perché Delia è stato il più grande di tutti, il più grande scienziato che abbia trattato l'argomento alimentazione, e da lì sono diventato piano piano fruttariano, ma in realtà, siccome è un po' più facile diventare vegano in questa società che è fruttariano, alterno periodi fruttariani a periodi vegani. Feci un primo periodo di un mese, poi di 4 mesi e mezzo, poi di 10 mesi a 100%. E adesso alterno qualche mese vegano, qualche mese fruttariano, perché in città, capirai, poi io facendo l'attivista politico anche nei 5 Stelle, facendo l'attivista animalista e tutto, mi tocca andare a cena con gente che mangia un po' di tutto. Per questo poi è importante fruttarizzare i locali come Il Papiro, ultimamente abbiamo fruttarizzato un altro che chiude alle 6 del mattino a Milano, se vi interessa, si chiama Blu Istanbul ed è in delle Marche. Bene, molto interessante. Senti, io voglio saperne di più anche per poi perché lo sappiano un po' tutti gli ascoltatori in che cosa consiste la tua scelta, ma prima di questo sono interessato a un'altra cosa. Mi ricordo che tu mi dicevi che sei stato alle facoltà scientifiche di Milano, dove nessun professore universitario ha potuto produrre prove a riguardo del fatto che la specie umana sia onnivora. Vuoi raccontarci qualcosa? Esatto, andai con gli allievi di Delia e andai in via Celoria, no? Che è il polo scientifico di Milano per eccellenza, dove vi sono anche tra l'altro alcune delle punte di diamante della scienza dell'alimentazione, come la palazzina delle scienze d'agraria o comunque biologia in fondo alla via. Comunque ci siamo fatti tutte le facoltà andando da tutti i professori che avessero la minima attinenza con la scienza della nutrizione. Beh, ci aspettavamo che ci fosse qualche testo universitario che producesse delle prove in antitesi a quello che diciamo noi, no? Che invece noi le abbiamo le prove, dopo se vuoi ne parliamo, sulla natura fruttivora, no? Perché a zoologia il termine voro intende adatto a, no? Quindi il granivoro adatto al grano, il carnivoro adatto alla carne e il fruttivoro adatto alla frutta, questo in termini anatomici, perché poi in termini fisiologici vedremo che sono tutti adatti alla frutta gli esseri viventi, soprattutto gli animali terrestri. E niente, quindi chiedemmo, ci date la domanda classica che facciamo a tutti, ci date la prova che la struttura anatomica e fisiologica, la struttura, questa è la domanda fondamentale, non la prova che siamo onnivori, perché ti rispondono, certo. Risponderebbero, mangiamo tutto, quindi siamo onnivori. No, la domanda giusta è la prova che la struttura anatomica e fisiologica
della specie umana è onnivora. E lì ti guardano esterrefatti, allargano le braccia, perché non potendo più rispondere cazzate come il fatto che siccome mangiamo tutto siamo onnivori, scusa, anche il cane che mangia la pasta asciutta è pasta asciuttivoro. Giusto. E sono niente, sono esterrefatti e non producono. Vabbè, non ce l'avete, datemi un testo all'università, dite che siamo onnivori, avrete un testo universitario che dice questa cosa. Niente, non ce la fanno. Alla fine, dopo svariati tentativi in tutte le facoltà, ci fu un fisico che era lì a trovare alcuni professori di biologia che disse: no, ma c'è un testo che si chiama Omnivore Dilemma. E chiedemmo: ma chi l'ha scritto? Un professore universitario? No, un giornalista. Certo. Non hanno nessun testo non che dimostra nessun... quello che dice. Certo. Senti Max, chiaramente sfondi una porta aperta, lo sai, io sono d'accordissimo con te. Senti, a questo punto siamo curiosi, io più volte ho avuto modo di guardare sui tuoi gruppi Facebook tutte queste favolose ricette che proponi, mi sembra di aver capito, per tutte le persone che in transizione non possono sposare di punto in bianco la dieta fruttariana crudista, e devo dire che ce ne sono di sfiziosissime. Ci vuoi parlare un po' di queste ricette? Sì, questo grazie alla presenza del platano, che è la banana sudamericana. Il platano va preso verde, da verde si mette nel forno e una volta che è nel forno, diventato nero, lo si sminuzza e con un frullatore, una volta che quando è ancora caldo, si rifà questa palla, e questa è la palla del pizzaiolo, dopo puoi fare la pasta o schiacciarla e fare la pizza. Le ricette principali sono ovviamente la pizza, ma col pastamatic si può fare anche aggiungendo un pochino di ocra che fa da collante le paste classiche. E il couscous invece quando lo tratti da freddo, cioè se tu una volta che l'hai tolto dal forno e l'hai sminuzzato, se lo fai raffreddare poi lo metti nel frullatore e diventa couscous. Infatti in Viale Marche hanno imparato a fare il couscous fruttariano. Senti, io ho assaggiato questa pizza fruttariana, devo dire che è veramente eccezionale, prima di tutto perché ha tutte le caratteristiche organolettiche della pizza, ma perché poi è digeribilissima, ovviamente non contenendo alcun cereale né farina di cereale, e poi perché è buona, è proprio dolce, ha questo retrogusto dolce, veramente esquisita. Senti Max, è un vero piacere rimanere con te a scoprire tutto queste notizie e attività, ma purtroppo il tempo a disposizione è già andato oltre, quindi io ti ringrazio tantissimo. E per ultima cosa vorrei chiederti: hai un blog, un punto dove ti si può... Sì, c'è il blog della mia collana, della casa editrice, che si chiama Collana Exoterica, con la X, Exoterica. Poi c'è la pagina Facebook Cosmo Fruttariano, poi c'è il canale YouTube che adesso si chiama Fruttarismo 3M Meetup, e c'è anche il canale YouTube della collana Exoterica. E cos'altro? Max Gaetano su Facebook. Ok, grazie Max, sei stato veramente grande. Grazie a voi. Grazie, ci vediamo ancora su Radio Vegas. Ok, un abbraccione, ciao. Ciao. Ciao, Max. Ciao.